La rivoluzione è un ciclo che si compie. Per la precisione, il significato letterale di questa parola esprime la rotazione completa di un sistema intorno a un altro sistema. Ad esempio, il sistema solare che ruota intorno al centro della nostra galassia. Il significato principale della parola è questo. E applicato alla vita sociale e culturale delle persone, il concetto di rivoluzione si riferisce in un senso figurato a quei cicli di cambiamento radicale, non sempre e non solo traumatici, che rappresentano quell'incessante transitus che Giovan Battista Vico identificava nell'alternarsi dei corsi e dei ricorsi storici. La rivoluzione è dunque un ciclo che si compie e che si compie dentro e fuori di noi. Nessun cambiamento radicale può verificarsi nella vita di una persona o di un gruppo sociale senza riflettersi nella mente di chi lo vive, ed è proprio questo che ci porta al concetto di rivoluzione interiore.